Le conoscete le migliori app per iPhone da usare a New York e non solo? Anche per Android, credo. Bentornati nel canale di Chiari Lady Boss, la vostra brand ambassador da New York. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto per contenuti da New York, Stati Uniti, viaggio al femminile ed imprenditoria. Volete visitare New York e cercate le migliori app per iPhone da usare in città? Cercate cose da fare a New York e non sapete come lasciare la mancia, dove trovare un bagno e come trovare un hotel a prezzo scontato? Allora state guardando il video giusto. Condividerò con voi le 8 migliori app per iPhone e per Android da usare a New York e anche in altre città del mondo che non dovete assolutamente perdere. Consiglio di rimanere fino alla fine del video perché le ultime due app sono veramente top. La cosa migliore? Che sono tutte gratuite. Per ogni app che condividerò con voi vi farò sapere se si può usare online, offline, se solo per iPhone o anche per Android. Iniziamo! Un'app che troverete un sacco utile è City Mapper. La tengo qua nel folder di Travel. Si può usare sia a New York che in altre città del mondo. Potrete usare offline solamente se scaricate in anticipo la mappa della città che andrete a visitare. È questa app qua, verde. L'app vi permetterà di scegliere la città. Io in questo momento scelgo New York City. Ecco l'app una volta aperta. Potrete scrivere dove volete andare e semplicemente dare un'occhiata a tutte le mappe, le metropolitane, così non dovrete avere un'altra mappa solo per le metro. Autobus, biciclette, treni, path, se volete spostarvi fino al New Jersey, e addirittura il traghetto, ma anche i taxi. Con i taxi vi dà le opzioni sia per Uber che per Lyft. Di questo ne parleremo tra poco. Una delle domande che spesso vi fate è: quanta mancia devo lasciare ai ristoranti o nei locali? Beh, TipCheck è un'altra app molto utile per calcolare la mancia. Vi permetterà di inserire il totale del conto. Facciamo finta che parliamo di un conto di 50 euro, perché ve lo dà in euro. La percentuale di mancia da lasciare, io consiglio sempre un 18%. A riguardo vi lascio qua sopra e nell'info box il video che ho fatto sulle mance, perché si lasciano le mance in America e come lasciare le mance. Chiede il party size, tra quante persone è da dividere questo conto, mettiamo che sono 3, e poi ti chiede se vuoi il totale prima della tassa o dopo della tassa. Mettiamo dopo della tassa, così avete il totale finale. Clicchiamo done e ti appare il totale finale, che è di 19,67 euro, inclusa la mancia. Si chiama TipCheck, funziona anche offline, è valida sia per iPhone che per Android. Collegata a TipCheck consiglierei OpenTable, che è un'app che vi permette di prenotare ristoranti ed acquistare punti per ogni prenotazione completata. Vuol dire che se voi fate una prenotazione e realmente andate a mangiare in quel ristorante, OpenTable poi vi riconoscerà 100 punti. È un'app che ho scaricato nel 2014, ma ho iniziato a usare seriamente da qualche anno. Una volta che arrivi a 2000 punti ottieni degli sconti. Io per esempio sto guardando ora sulla mia app, sto a 2700 punti che non ho ancora sfruttato, e mi danno possibilità di sfruttare questi punti usando 20 dollari su Kayak, oppure 40 dollari su hotel prenotati tramite Kayak, o addirittura 10 dollari su Amazon e 20 dollari su una prossima prenotazione e pagamento di OpenTable. Gratuita sia per iPhone che per Android, però purtroppo la potete utilizzare solamente con la connessione. Di connessione, SIM card e Wi-Fi, dove trovare Wi-Fi a New York, ne parleremo in un altro video che uscirà presto nel canale, e vi consiglio di rimanere aggiornati, iscrivervi al canale e alla newsletter nel blog. Andando avanti a parlare delle migliori app per iPhone e per Android da sfruttare a New York e in altre città, vi consiglio Currency. Currency è un'app che rapidamente ti permette di calcolare quanto vale il dollaro ad oggi. Quindi se andate a comprare qualcosa e non sapete il costo di un prodotto, su Currency inserite il prezzo e vi dirà quanto vale in euro. È un'app che potete usare sia per iPhone che per Android, anche offline. Ricordatevi che si baserà sull'ultimo aggiornamento fatto. Questa è l'app, io sto usando la connessione, quindi qua mi dice last update e quando è stata fatta l'ultima update, quindi l'ultimo aggiornamento in base alla connessione. Inserite la cifra, mettiamo 100 dollari, che in questo momento valgono 92 euro e 43 centesimi.
ottima. Oltre a Currency vi voglio consigliare delle app utili per spostarvi in città se non volete usare i taxi ufficiali. Mi raccomando, non usate i taxi privati a caso, ma usate applicazioni se decidete di non usare i taxi ufficiali, gialli o verdi. Quindi vi do tre opzioni: una è Uber, che conoscerete tutti o quasi tutti, l'altra è Lyft e la terza è Via. Per tutte e tre serve la connessione e tutte e tre sono utilizzabili sia su iPhone che su Android. Per tutte e tre vi lascio un codice sconto qua nell'info box che potrete utilizzare se siete nuovi utenti. In base al periodo in cui la autorizzerete avrete uno sconto, può essere momentaneo per una tratta o per più tratte. Queste tre app ce l'ho nel folder che si chiama Brum Brum, è esattamente qua. Ne ho di più, però considerate Uber, Via, Lyft. Logo nero, logo azzurro, logo fucsia. Un'altra tra le migliori app per iPhone e Android da non perdere assolutamente è Yelp. Negli ultimi anni Yelp è arrivata anche in Italia, sicuramente molti di voi già la conoscono. È un'app molto utile per cercare i posti in città. È una specie di TripAdvisor. Io personalmente mi fido di più di Yelp e di Google Maps piuttosto che TripAdvisor. Voi siete liberi di cercare solo su TripAdvisor, su tutte e tre, non importa. Queste sono informazioni in più che io vi do, sempre se non le sapete già. Yelp è un'app che è utilizzabile solamente online, sia per iPhone che per Android. Il logo è rosso, vi permette di trovare ristorante, bar, parrucchieri, i posti che fanno delivery, quelli che fanno take out, posto per fare massaggi, car wash, garage, gas station, di tutto e di più. Per ognuno trovare le foto e le recensioni e tantissimo altro. Se siete ancora con me a guardare questo video, vuol dire che siete molto interessati a scoprire le migliori app per iPhone e Android da usare a New York e in altre città del mondo. Siamo arrivate a quelle app che vi dicevo essere top. La penultima app si chiama Hotel Tonight e ti permette di trovare solamente online, però sia su Apple sia su Android, i migliori sconti, le migliori offerte degli hotel per la notte stessa. Facciamo finta che volete allungare il vostro soggiorno, avete avuto un problema col vostro hotel, avete prenotato un Airbnb o un'altra sistemazione che non è disponibile, avete avuto problemi, non lo so. Hotel Tonight vi permette di trovare la migliore offerta e il miglior hotel vicino a voi. Ed è un'app che potete usare in tantissime città degli Stati Uniti, ma anche a Berlino, Londra, Amsterdam, San Juan, Parigi. Il logo è viola e ha un letto. Clicchiamo sull'app. Per esempio adesso abbiamo delle ottime offerte in questo momento, vabbè, indipendentemente dalla situazione attuale, coronavirus. Però a 14 minuti di macchina da me c'è un Hyatt a Long Island City che offre una stanza a 79 euro a notte. Direi prezzo ottimo. Rullo di tamburi per l'ultima app. Questo è il simbolo del logo dell'app. È un rotolo di carta igienica. Cosa sarà mai? L'app si chiama Flush, utilizzabile sia su Android che su Apple, e vi permette di trovare il bagno più vicino a voi. Vi rendete conto che mi chiedete sempre come faccio a trovare un bagno? Tramite quest'app, solamente online, quindi avrete bisogno della connessione, riuscirete a trovare il bagno più vicino a voi. Non è una cosa fantastica? Non vi ho risolto un sacco di problemi? Sono stracuriosa di sapere quale di queste app è la vostra preferita, quindi lasciatemelo scritto qua nei commenti. Confido in voi anche per un sacco di thumbs up. E poi c'è un'app fantastica che riservo solamente per coloro che compreranno il mio ebook quando uscirà. Sull'ebook troverete un sacco di informazioni sulla città, ma anche dei piccoli segreti e chicche che non ho ancora rilasciato online. Vi lascio qua sopra nell'info box la playlist con un sacco di video che vi serviranno, piene di informazioni per visitare New York. Ciao a Michele e Beatrice che mi hanno dato l'idea per questo video. È ora di condividere il miglior commento del video precedente. Vi ricordo che sceglierò il commento migliore di questo video e lo condividerò alla fine del prossimo video. Commentate, commentate, commentate. Per oggi è tutto da Chiara, il Daily Boss a New York. Bye guys!